Bellissimo. C'erano racchiusi veramente un sacco di anni della mia vita. Mi piace questa cosa. Beh, che cambia un sacco. Sì. Ma tu sei bellissima, grazie di essere con noi, davvero. Grazie. Un grande grazie piacere. Allora, è un, ovviamente l'icona boomers più amata dalla Gens. Lo sai? Che ti aspettavano perché sì, tu hai questa capacità, secondo me, di riuscire ma a mi conoscono? Come no? Ti conoscono, sì, se no non saresti qui. Loro solo. Ragazzi, diteglielo, dimostrateglielo quanto la conoscete. Grazie. Allora, noi partiamo con le domande proprio della generazione Z. Guardiamo, andiamo a scandagliare tutta la vita più privata di Paola Barale. Via, guarda un po', la prima domanda. Torna indietro ai tuoi 15 anni, hai realizzato il sogno che avevi a 15 anni? Pensaci bene. Chi se lo ricorda, ne avevo talmente tanti. Vabbè, ne avevi tanti, però già... Guarda, io a 15 anni forse il mio sogno era quello di diventare un insegnante di educazione fisica. Infatti ho fatto l'ISEF, quello che adesso si chiama Scienze Motorie. E hai anche detto che se non avessi incrociato sul tuo cammino Madonna, perché è stata la sosia di Madonna, probabilmente saresti stata un insegnante di ginnastica. Certo, un insegnante di ginnastica, sì. Sì, perché tutti mi dicevano che io somigliavo a Madonna ai tempi di Like a Virgin, Who's That Girl. Ma a me non sembrava molto, però degli però amici... Però poi ti davano un sacco di soldi, perché tu e hai mi davano detto, un sacco di soldi, mamma mi dava una paghetta di 5.000 lire, e tu per una sera un milione di lire per fare quindi Madonna. Secondo me sono miliardi. E quindi ho detto, facciamocela andar bene, capito? Solo che Madonna usciva con tutti questi outfit meravigliosi, Gautier, io avevo mia mamma che faceva la sarta e quindi mi faceva i vestiti anni lei. Senti, però... ma che adolescente sei stata? Io te l'ho chiesto varie volte, ci siamo sentite, più rock o più lenta? E tu mi hai detto, era un po' tremenda. No, secondo me io non ero tremenda, erano gli altri che pensavano che io lo fossi. No, i miei hanno sempre detto che ero una ragazzina ribelle, ma sai che discutiamo ancora per questo? Quando invece in realtà io non ero ribelle. Lo dici tu questo? No, ma non ero ribelle, nel senso non ho mai fatto delle cose, non ho mai fatto delle cose di cui cioè, ho messo nei guai i miei genitori, piuttosto che non mi sono mai avvicinata alle droghe, non sono scappata di casa, però non facevo la scuola. Andavi, no? Con la moto ci andavo quando me la sono comprata coi primi soldi, però ero una che amava cioè io avevo un sacco di amici maschi. E stavo molto bene con i maschi perché mi arrampicavo sugli alberi, capito? Non lo so, mi divertivo di più. Non ero la classica ragazzina che giocava sulle bancole, giocava con le bambole, capito? Ero un po' indipendente. Ti dico solo che quando ero molto giovane, ad un certo punto volevo gli anfibi e non c'erano del mio numero. E allora rubavo gli anfibi all'epoca al mio fidanzato che faceva il militare e quindi... Andavi in giro con gli anfibi? Andavo con gli anfibi, sì, capito, perché erano di due numeri più grandi. Beh, avevo sempre queste cose un po'... Cioè, non lo so cosa... Beh, ero molto aperta, tipo... Molto creativa. Io andavo al mare in campeggio, conoscevo tutti i bambini, le bambine della spiaggia. Mia sorella, no. No. Cioè, era un tipo molto più chiuso. Io passavo la vita sugli alberi, mi piacevano gli animali, vendevo i braccialetti. Hai dichiarato che avevi questa famiglia a Fossano, lei è piemontese di Fossano, che era un po' la famiglia del Mulino Bianco, hai detto. Sì. Una famiglia molto unita, non li hai mai visti litigare, insomma, si amano da tanti anni, da 60 anni. E quindi io sono cresciuta con questa immagine, no? Pensavo che questo fosse l'amore. Poi invece l'amore? A parte il fatto che io non lo vorrei mai un rapporto così adesso, stare a casa, mia mamma era casalinga, si occupava di noi. Sono passati anche tanti anni. Sono passati tanti anni, io adesso potrei veramente sentirmi malissimo, stare a casa, aspettare l'uomo che torna. No, sono cambiati anche i tempi. Però sono cresciuta con questa immagine, no? Tipo tutto molto sereno, molto tranquillo, tutto molto pacato. Mi sono sentita molto amata. Quando hai cominciato a fare la sosia di Madonna, a un certo punto tu hai detto quei soldi, ed erano tanti allora, parliamo di 1.000.000 a sera, erano tantissimi. Mi sono serviti per prendere l'aereo, per andare all'estero, insomma, soprattutto mi sono serviti per comprarmi la moto. Ecco, la moto. Per andare a vivere da sola. Da sola. Ho sempre avuto questo bisogno di indipendenza mia. Non lo so perché. Poi però... Una volta eri a Parigi, oppure era un imprenditore francese, non mi ricordo bene, che ti disse devi uscire dalla torta. Sì.
Perché questo imprenditore amava Madonna, ma non poteva avere Madonna per il compleanno. Allora, siccome io lavoravo per un'agenzia, ma era meraviglioso perché poi andavo in era un'agenzia di sosia. Quindi ci trovavamo a fare... Incontravi anche i sosia? No, no, facevamo le serate insieme. Io, Grace Jones, Michael Jackson, Liz Taylor, Prince. E quando passavamo per strada la gente guardava un attimo. Poi eravamo giovani, ci divertivamo un sacco. E quella sera questo imprenditore, che non so chi è, ha chiesto la sosia di Madonna e mi fecero uscire dalla torta. Poi dopodiché tu hai detto basta. No, veramente uscire dalla torta per me è stato veramente terribile. No, è stato proprio il momento, ho finito. Però l'ho fatto, ho fatto anche questo, sono uscita anche dalle torte. Senti, a un certo punto inizia la tua attività, no? Sì. Di conduttrice, in TV. Penso che mi scelse Mike. Ti scelse Mike. Penso anche per questa il cosa. Il primo incontro con Mike. Raccontiamola a questi ragazzi. Allora, il primo incontro con Mike, allora, veramente un'icona. Io stavo in agenzia come sosia di Madonna. La storia della televisione italiana, un pezzo di storia della televisione italiana. Io me la ricordo questa espressione, questo movimento, perché Mike per me erano altri momenti, altri periodi. E Mike era mio capo ed era il mio maestro ed era una persona anche molto severa, cioè Mike mi ha insegnato proprio a fare la televisione, ad essere puntuale, a credere in tutto quello che fai, a non prendere mai nulla sotto gamba. E comunque la prima volta che incontrai Mike io chiesi all'agenzia, allora io vorrei fare dei provini non solo come sosia di Madonna, ma vorrei fare dei provini anche come Paola, visto che sono là. Allora feci tutta un'estate di provini per Bellezza al bagno, c'erano un sacco di programmi all'epoca. Nessuno mi prese, fino a quando ci fu il provino per Mike, dove venivano scelti, Mike faceva il provino per, faceva Telemike, credo, all'epoca, aveva bisogno delle Bingo Girls, voi non sapete neanche cosa sono, spieghiamogli. Sono delle ragazze di contorno che stanno, sai che Mike ha sempre avuto la balletta, e una volta, ma ancora adesso più o meno in alcuni programmi, cioè una volta c'era, adesso c'è il corpo di ballo, una volta c'erano più queste ragazze figure che ballavano e che aiutavano, co-conducevano. E quindi io feci provino per Mike per fare la Bingo Girls, però le Bingo Girls dovevano essere tipo 14 e Mike ne scelse 15, compresa me. E quindi una pensavamo tutti che fosse la riserva. Invece poi a fine programma, a fine provino, disse perfetto, allora voi non mi ricordo quanti erano, 14, domani ci venite a mezzogiorno per fare il servizio fotografico. Tu invece vieni più tardi perché facciamo le foto per la Ruota della Fortuna. Non mi chiese neanche se lo volevo fare. Ma io lo volevo fare. E all'epoca andavo in onda solo una volta alla settimana, la domenica, e poi invece di lì cominciò a prendere piede perché andava benissimo la Ruota, anche perché era l'unico programma preserale, prima del telegiornale, e quindi si vedeva solo quello. E da quel momento è partita la tua È partita, quindi ho per 7 anni ho lavorato con quello. Sì. Allora, tu hai detto un'altra volta anche, io se non avessi avuto la disciplina, no? E anche la voglia di lavorare sul mio fisico, perché comunque tu sei anche una ballerina, no? Dice, sarei stata diversa, perché sono pigra e golosa. Sicuramente più grassa. Pensate ragazzi che a Natale, io lo so, ha mangiato 5 panettoni, pucciandoli, dice lei che è piemontese, nel latte. L'anno scorso. Poi si è messa a dieta. Però no, è vero che questa disciplina te l'ha portata il lavoro? Certo, io sono golosissima. Allora, ti dico, guarda, e sono anche molto migliorata perché per entrare in questo vestito ho rinunciato a un casatiello che mi ha portato la mia amica napoletana. Meno male, brava. Sapessi a cosa ho rinunciato io? No, perché altrimenti non sarei entrata. Però sicuramente sarei stata diversa perché io mangio veramente tanto e mangio per golosità. Quindi è vera la storia dei 5 panettoni, successo l'anno scorso però. Io vivo da sola e il pasto che mi piace in assoluto di più è la colazione. La colazione. Però non mi piacciono queste colazioni intercontinentali. Si chiama intercontinentali. Ti piacciono i dolci? Mi piace pucciare nel latte i biscotti, il pane. Io non amo il panettone. Ma mannaggia me, ho scoperto un panettone che non sa di panettone. E quindi è quel momento. Che quando lo pucci nel latte si proprio.
si scioglie perché praticamente è tutto burro, buonissimo, e ne andava una settimana. Allora l'obiettivo era non più di una settimana. E invece? E invece ho fatto 5 settimane e sono arrivata a Natale. Ah, dopo Natale sono, no, 4 sono arrivata a Natale, poi ho fatto ancora una settimana, poi sono cominciate molto in anticipo le chiacchiere e di carnevale per sempre, finire con le colombe. Sempre. Dopodiché ho fatto degli esami del sangue e mi hanno detto forse è meglio che eliminiamo un attimo e gli zuccheri. Mi sono messa a dieta e ho cambiato proprio l'approccio al cibo perché ho capito di aver un po' esagerato e di quanto faccia male lo zucchero. Perché quando ho iniziato a eliminare lo zucchero io sono andata in crisi d'astinenza del zucchero. Vedi, è una forma di dipendenza. È stata malissimo, ragazzi. Guardate che foto meravigliose. Ma che guarda abbiamo. I miei piccoli bellissime, cagnolini. Con i tuoi cagnolini. Diciamo che l'impronta che tu avevi da ragazza l'hai mantenuta, no? Ma no, sì, no, no, io sì, sono molto dai, cambiata. No, 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 sono allora, cambiata come tutti. Sì, ma che cosa ha cambiato invece nel tuo rapporto con la fisicità? Tu a un certo punto da ragazza ti sei anche ridotta il seno. 3 volte. 3 volte. Sì, perché non mi piace il seno grosso. Non mi piace il seno grosso e poi ve lo dico, cioè non è che adesso dico a tutte fatelo, però fa sembrare anche più magro. Più magro. E poi è scomodo, io portavo la quinta. Ma ragazzi, ti piacevi tanto da ragazza? No, io non mi sono mai piaciuta. Io non mi sono mai piaciuta. Perché? Perché forse, non lo so, è sintomo di insicurezza, non lo so. Però ti devo dire che dal momento in cui ho incontrato il mio amico Maurino per i capelli, i miei amici stilisti, che mi hanno consigliato, certo, la personal trainer che mi ha... Qualcosa è cambiato. Tatuaggi invece che sono bellissimi su di te. I tatuaggi mi piacciono. Sono tanti, eh? Hai cominciato a che età a farli? Il primo tatuaggio è stato un po' un problema. Ecco perché mio padre dice che ero ribelle. Stavo facendo l'ISEF, avevo forse 18-19 anni. Una volta i tatuaggi non si facevano così facilmente, però io lo volevo. Però andando a Torino avevo conosciuto un tatuatore e quindi il primissimo tatuaggio era una farfalla che adesso poi l'ho cancellato. L'hai cancellato. E, solo che una volta le donne con i tatuaggi, allora mi feci questa farfalla e poi cercavo di nasconderla, no? Perché all'epoca vivevo ancora con i miei e quindi cercavo sempre di tirare sulle calze finché dopo un po' mi sono dimenticata. Una volta stavamo vedendo la TV, io, mio padre e mia madre, mio padre mi dice: ma che cos'hai sulla caviglia? E io che non avevo calze, c'era la farfalla bellissima, io non avevo collanto, calze trasparenti, ho detto no, è un disegno della calza che si vedeva palesemente che non aveva calze. E mio padre fece finta di nulla e poi anni dopo mi disse che aveva capito, ma non voleva neanche il secondo buco, certo, all'orecchio. Io ero la bucatrice d'orecchio di tutti i miei amici perché io me li facevo da sola, perché mio padre non voleva il secondo buco. Allora, e come io, te li facevi, scusa? Con l'orecchino, quello con l'orecchino. Che ho, sì, l'orecchino. Sì. Ma non ero, adesso se dovessi fare un buco mi verrebbe un po' d'ansia, perché poi anche col passare degli anni cambiano un po' le cose, no? Certo. Le cose che prima facevi così facilmente invece ti fai un sacco di problemi. Quindi ero la bucatrice ufficiale di tutta la mia compagnia e bucavo le orecchie anche mie. Però siccome li tenevo poco perché mi bucavo in ascensore e poi quando tornavo li toglievo, non facevano in tempo a cicatrizzarsi. E soprattutto mi venne un orecchio così perché io ne avevo, adesso forse erano di qua i primi e poi ho dovuto spostare tutto. Quindi ti dico, per un padre che non voleva i tatuaggi, sono piena insomma, di tatuaggi. Sei praticamente... Non voleva la moto, hai o fatto la moto. Che hai avuto, non voleva il secondo vado, a un certo punto ha detto sai che c'è. Ciao, fai quello. Brava. Che vuoi. Però non sono ribelle. Senti, la musica. Ora ti faccio sentire una canzone, poi abbiamo le domande dei ragazzi e poi abbiamo tantissime altre sorprese. Senti un po', perché so che ti piace molto questa canzone. Piace, vero? Io amo Prince. Mi è veramente dispiaciuto, ricordo perfettamente dov'ero quando ho saputo della sua scomparsa. Voi lo conoscete Prince, sì, no? Sì, lo conosco, ok, perfettamente. E a parte il fatto che mi ricorda un periodo bello della mia vita, questa storia in particolare mi riporta a una situazione abbastanza interessante. E quale? A questo punto ce lo devi dire. Una roba, con Kiss, comunque, secondo non ci voi, puoi buttare la cittarella in montagna. Poi, l'amore, no? No, era una situazione divertente, insomma. Vabbè, diciamo comunque, così. Sentimentale.
Dai, sì. Diciamo sì. Allegra. Allegra. Beh, una canzone super sexy. Certo. Prince, che poi era, cioè non era un uomo molto alto, capito? A me ha sempre fatto molto sesso. Molto sesso. Bella, visto? È molto, molto esplicita, bravissima. E quello mi fa. Senti, che devo e, chi fare? Altro, e chi altro ti fa sesso? Perché adesso. No, dai, faccio. Beh, insomma, ce ne sono. Perché alcuni. Io adesso ti faccio vedere un composite con tre uomini e sì. Tu devi dire all'istante con chi andresti nella famosa fatidica isola deserta. Guarda un po' chi c'è, vediamo un po'. Devi rispondere però subito, eh. Allora, partiamo da qui. Bonolis. Io ti so già rispondere. Pieraccioni, Renzi. Non ci vado. Non ci vai nell'isola? Addio, incredibile, perché? No, però fra tutti no, Pieraccioni, dai. Sicuramente. Pieraccioni. Sì. Pieraccioni. Però sicuramente. Ti conoscete con Pieraccioni? No, però, no, però è divertente, simpatico. No, fa lezioni anche Paolo. Dai. No, no, però insomma, diciamo che non mi sembrano i compagni, nulla contro di loro. E allora . Con chi andresti nell'isola deserta? Di il primo nome che ti viene in mente, dai. Pensa che adesso questo non c'entra nulla con me. E lo vogliamo sapere. Però una volta avevo un'amica molto ricca, che è ancora molto ricca, si faceva il discorso, ma se tu dovessi andare sull'isola deserta, con chi andresti? Lei mi ha detto col filippino. Col filippino perché? Perché così le sistemavo tutto. Ho detto, ma sull'isola deserta. Però un po' prosaica. No, però... Qualcosa di più poetico? Ha fatto una battuta molto divertente. Ma io andrei sicuramente con uno che mi piace tanto, con cui non devo neanche parlare molto. Ma c'è molto. Adesso uno che ti piace tanto? Beh, c'è, dai, c'è, si vede dagli occhi. No, che mi piace tanto, no, che, cioè, sì. Sì, cioè, sì, ragazzi, hai visto, però, dai. Però aspetta, no, aspetta. Che simpatica, no, però, no, perché poi iniziano i titoloni e le robe. Cioè, Ma loro no, sono ragazzi, assolutamente. Sì, chi no. Loro? No, ma mica loro. Ai titoli dei giornali. Sì, certo, sì. Perché tu vabbè, dici perché allora ha un nome e cognome questo qui. Allora voglio sapere. No, è che non è uno. E sono più di uno. Vabbè, allora basta, dai, lasciamo. Nel senso che non essendo fidanzata, non sto cercando l'amore. Ho degli amici divertenti. Benissimo, e fai bene. Con cui potrei andare magari una settimana sull'isola con uno, la settimana dopo parte, sull'isola con l'altro. Perché fai poi bene, tutti insieme diventa impegnativo. No, certo, assolutamente. Allora, senti, andiamo adesso, a proposito di divertimento, a Ballando, che è stata un'esperienza molto, ma molto interessante. Tra l'altro, questa bella signora riceve continuamente offerte per reality, per trasmissioni, eccetera, ha accettato solo Ballando. Sì, dopo tipo 7 anni che dopo me lo chiedo. 7 anni che Milly, la grande Milly, che salutiamo, ma infatti chiedeva, c'era un motivo per cui ho detto poi di è andata, poi ha ballato bene, ma poi si è infortunata. Però no, guardiamo, non ho ballato cosa ha fatto così bene. Vediamo insomma. Un po', dai. Ballando. Ballando. Simone Di Carlo. Allora, ti dico, Ballando non è esattamente venuto come io avrei voluto, però la cosa più bella che mi è capitata Ballando, per me Ballerino, che era buonissimo. È fantastico, sì, ormai si è capito. Almeno se proprio devi andare a farti così un matto così in mezzo alla prova, almeno, ok. Però mi sarebbe piaciuto poterlo fare in un modo diverso. Invece avevano delle aspettative da me, mi volevano tutta sexy, tutta. Certo. Io non ce la faccio, se uno mi chiede di fare... Tu devi essere naturale. Io tu devo sei essere una donna naturale. Spontanea. E poi soprattutto...
Cioè, no, non lo so, io mi sarebbe piaciuto fosse andato in un altro modo, però ti devo dire la verità, sono stata molto contenta di averlo fatto, perché Ballando è un programma che ti tira fuori dalle fragilità, ti fa capire delle cose, a parte il fatto che ti fa venire un fisico. Non che ne avessi bisogno. No, perché io mi sono rotta due costa Ballando. Lo so, infatti. Il 10 di dicembre e mi fanno ancora male mi ha detto ieri il medico che mi faranno male ancora. Però, e quindi da 6 ore, perché non si vede, ma facevamo 6 ore di sala prova al giorno, all'improvviso, sotto Natale, e quindi e capisci che, ok, però ti però tira, non ti sei però pentita, al di là, eh? Non ti sei pentita di averlo fatto, è stata una bella cosa. No, perché ti tira fuori tutta una cosa, cioè, ripeto, non che tu ne abbia bisogno o che ne avessi bisogno, perché sei una forza della natura. Sì, però senti, Ballando mi ha risvegliato. Ti ha risvegliato molto, non voglio sapere che cosa. No, ma no, no, quello non è vero. Allora, ragazzi, il 23 maggio esce, oggi è il 9, martedì 9, il 23 maggio esce, adesso vedremo tra poco la copertina, il libro di Paola Barale, Non è poi la fine del mondo. Sì. Che è un inno, secondo me, davvero alla bellezza di ogni età. Sì. Che poi lei, diciamo, ha detto è boomers, quindi fate due conti, ma insomma... Ma io l'ho detto, una ragazza, 56. Lo dice, 56 anni, quindi la bellezza... Facciamo un minuto di silenzio. Facciamo un minuto di silenzio per te, per me, allora io 59 il 5 agosto, che facciamo? Facciamo due minuti di silenzio. Eh beh, insomma, diciamo che non siamo più di primo pelo. Che cos'è Non è poi la fine del mondo? Allora, Non è poi la fine del mondo è un libro... Siccome mi avevano chiesto altre volte di scrivere dei libri, ma io non sapevo che scrivere, perché dicevo, ma perché uno deve comprarsi il libro della Barale? Ma chi se ne frega? Poi voglio dire, non ho una vita così interessante, mi sarebbe piaciuto scrivere un romanzo, però non lo so, era un progetto che non sentivo mio. Poi feci un'intervista con una giornalista 2 anni fa, dove, non lo so, venne fuori il discorso della menopausa. Sì. E io parlai della menopausa. Visto lei che... è arrivato un messaggino del ginecologo. Sì. Che no, lei io era io andai in menopausa a 42 anni, quindi ne ho 56, 14 anni fa. Sì. Insomma, ci ho fatto l'abitudine ormai. E parlando della menopausa, ne parlai in un modo assolutamente normale, anche perché andare in menopausa a questa scadenza dovrebbe essere è una data normale, no? Perché l'alternativa certo. Mi sembra assai peggiore se uno non ci arriva. Certo, ciao. Vuol dire che... Ok, quindi ne parlai in un modo assolutamente normale. Lei mi disse, ma scusa Paola, perché non scrivi, non racconti in questo modo il tuo modo di vivere questa tra l'altro non racconti solo questo nel libro, perché no, non racconto solo questo, il rapporto con la maternità, il rapporto con la maternità, parlo di rabbia, parlo di dolori, di gioia, di vantaggi, di svantaggi, ma la cosa è, questo libro è nato in un modo perché io vorrei, sono un po' presuntuosa su questa cosa, mi piacerebbe sfatare questo tabù dove la gente pensa che andando in menopausa esci dal club. Certo. Ok? Io ho 40... Non c'è più sesso, non c'è più amore, è vero che... non c'è più niente. Allora, a parte il fatto che ho scoperto che tantissime ragazze giovani sotto i 30 anni per motivi di salute, per altre cose, vanno in menopausa. Quindi una donna che va in menopausa prima dei 30 anni, come io a 40, però due, rinuncia alla possibilità di diventare madre. Sì, questo sicuramente. Ecco, tu hai detto, sarei stata una madre molto ansiosa perché mi preoccupo anche per i miei cani, figurati per i miei figli. Sì, ma non è solo per questione di... Ma al di là della battuta, ti sono mai mancati nella vita o no? Ma insomma, sicuramente so di aver perso qualcosa di decisamente molto interessante, curioso, entusiasmante, perché quello che dico, io amo tantissimo i bambini. Quando sono in compagnia con i miei amici e ci sono figli, vengono quasi sempre da me, perché io poi sono veramente... Però tu li volevi con l'uomo giusto. No, io sinceramente forse è stato, se vuoi, un po' anche una mancanza di coraggio per diversi motivi, perché... Cioè, io mi ricordo quando ero ragazzina, io sono passati tanti anni, era bello essere ragazzini, no? Essere ragazzini oggi io lo vedo un po', difficile. Hai ragione. E poi soprattutto non c'erano i presupposti, per quanto mi riguarda. Io non ho nulla contro le mamme single, non ho di una nulla coppia contro... stabile, di una famiglia stabile. Io volevo per far nascere mio figlio determinate condizioni, situazioni,
presupposti che non c'erano, che non c'erano. Io sono perfettamente d'accordo, poi quindi... hai detto la cosa giusta. No, ma poi voglio dire, hai detto ci voleva un atto anche più che coraggio, bisognava buttarsi, no, anche perché ardire, no, delle volte invece... vero è che se tutti la pensano con me, non come me, non nascono più figli. Però per quanto mi riguarda, un figlio è un atto di responsabilità, cioè, vero. E questo è molto bello da parte tua. Allora passiamo alle domande dei ragazzi. Gaia, partiamo da te. Gaia. Ciao Paola. Ciao Gaia. Tu prima ci hai raccontato che inizialmente, quando eri più piccola, la tua visione della vita, dell'amore, era molto influenzata dal tipo di famiglia in cui tu sei cresciuta, che tu hai definito modello mulino bianco. Sì. Ecco, quando e come ti sei tolta le fette di prosciutto dagli occhi e come hai reagito poi a questo cambiamento di visione della vita? Ha fatto allora, una citazione testuale perché l'hai detto, certo, tu, allora, no, no, non è dipeso solo dagli altri. Io arrivavo, come ti ho detto prima, da una famiglia dove mia mamma faceva la casalinga e quindi non era una donna economicamente indipendente. Tutto quello che faceva lo faceva sempre con mio papà. Io invece a 18 anni sono andata a vivere da sola, ho iniziato a lavorare. Ero una donna che viveva da sola, capito? Quindi già... non riuscivo più ad accontentarmi, capito? Le opportunità erano diverse. Uscendo da Fossano, cioè per me il mondo era Fossano, capito? Uscendo da Fossano, visto che insomma c'erano un sacco di cose che forse mi interessavano anche di più, perché io non volevo andare via da Fossano. Il mio sogno era quello, certo, di diventare un insegnante di educazione, certo, fisica. E sono sempre stata però uscendo da Fossano si è uscendo aperto da il Fossano mondo. Ho detto mannaggia, però ragazzi, adesso al di là di una famiglia mulino bianco c'è anche dell'altro, c'è anche dell'altro che mi interessa di più. E piano piano, ma questo non vuol dire che io non ho più creduto all'amore, assolutamente. Io sono un'inguaribile romantica slash, e ci crede ancora, slash innamorata. No, slash era una parolaccia. Ah, una parolaccia, basta, slash, allora via. Sì, allora, puntini, no, puntini. Andrea. Però non è che ho finito di credere al grande amore. Io sono convinta che c'è, ci sono delle persone che si, esatto, incontrano. Bisogna solo incontrarli, Paola. E poi sono anche convinta del fatto che se tu incontri veramente una persona con cui ti amalgami veramente bene, questo è il viaggio veramente più figo della vita. Della tua che puoi vita, fare. Sono d'accordo. Andrea e poi Maria Vittoria. Appunto ci hai raccontato che hai fatto molti provini e eri molto determinata per raggiungere il tuo obiettivo. Ma oltre al piano B, appunto, di fare la professoressa di ginnastica, avevi anche un piano C? Ti dico la verità, hanno insistito sempre questi fotografi di Fossano che mi fecero le foto, mi portarono a Caremoli. E quindi mi hanno spinto molto perché io non volevo... La prima volta portarono loro le foto in agenzia e io disse no, guarda, io ho fatto le foto, basta, ma le portate voi. La Caremoli mi prese, poi quando iniziavano a chiamarmi, capito, per andare a fare le serate, io da 5.000 lire a settimana guadagnavo, certo, un milione, divertivo. Allora, Maria Vittoria. Hai realizzato tutti i sogni di quando eri bambina o anche qualcosa in più? Ma no, certo, io sono super grata alla vita che mi ha dato questa... Ma un sogno, ma il sogno è un che... altro, oltre te tutti lo questi, dico, dimmelo. È che io faccio sempre quello più o meno che voglio, è e sono libera, ragazzi, ho, una ho la libertà di scelta, bellissima, e ho imparato soprattutto a bastarmi, che questo da una parte mi piace, dall'altra mi fa fare un po' a botte con un certo tipo di emozioni, no? Certo. Perché lo so che mi manca magari a volte una complicità, arrivare a casa la sera, sì, confrontarmi con qualcuno. E poi ragazzi, il sogno dell'amore, lei l'ha detto, ha detto la cosa più importante, ha detto che l'amore si può sempre incontrare quando è quello giusto e quando è veramente l'altra metà, certo, della mela. Senti, a proposito ma nel frattempo, di amiche, come dico sempre, ecco, in attesa, sì, di quello giusto, mi diverto con quelli sbagliati. E che devo fare? Bellissima! Veramente bellissima, questa frase bellissima di Eva Robbins, una mia amica, gliela rubo sempre. Allora, mi devi dire al volo con quale di queste donne andresti a cena. Cena tra donne, vai! Ilary Blasi. Io andrei con tutte e tre tutte insieme. Elie Schlein e Mara Venier. Io andrei con tutte e tre insieme perché mi piace fare sempre, perché con una sola poi si parla sempre delle stesse cose. Invece a me piacciono le cose diverse, mi piacciono le opinioni che non si incontrano, certo, subito. Ti piace la Schlein? Sì, molto piace, interessante. Sì, certo. Grazie Paola di essere stata con noi, veramente. Finito? Grazie, è finito. E anche per noi è finito, peccato, andremo avanti ancora tutta la notte. Ma io posso tornare? Magari, ma davvero torni? Ma certo. Beh, allora, se torni ci fai veramente un grande regalo. Vai, grazie di cuore.